Prosegue il nostro pomeriggio a Trieste in diretta qui su Tele4. Nel frattempo ci ha raggiunti Gianni Pistrini, esperto di caffè, giornalista. Buon pomeriggio Gianni, bentrovato. Buon pomeriggio a tutti. Allora, oggi ti abbiamo voluto qui per chiacchierare un po' di caffè. Tra l'altro la giornata è giusta per i caffè in generale, perché fuori c'è la bora, fa freddo e fino a qualche decennio fa forse tutti si sarebbero rifugiati proprio in qualche caffè. Infatti proprio i caffè erano i luoghi di ritrovo della gente, dei nostri cittadini triestini, perché erano gli unici posti dove si poteva riscaldare. All'epoca addirittura erano gli unici posti dove c'era la luce, la corrente elettrica, e quindi potevano soffermarsi un po' di più. E arrivi da un caffè oggi? Sì, perché si sente dal... Certo, sì. Beccato. Certo, sì. Beccato. Non dirò mai il nome perché ne ho fatti troppo e la lista sarebbe un po' troppo lunga. Assolutamente, no. E ho detto esperto di caffè, poi ci faremo raccontare anche qualche curiosità in più, perché tu sei veramente un grande esperto, un grande appassionato di questa bevanda, di questa pianta anche, perché te la sei studiata in lungo e in largo e veramente hai fatto un sacco di ricerca in questo ambito, vero? Sì, ne ho fatte diverse, al punto che per fare la battuta e così mantenere sobrio l'incontro, direi che forse se analizzano il mio sangue, un po' di DNA di caffeina lo troviamo. E quindi, da qualche parte. Da qualche parte, sia per il quantitativo di caffè assunto giornalmente, sia perché le mie ricerche mi hanno portato a saperne qualcosina, per carità. Ad immergerti nel caffè in tutti, in tutti i sensi. Senti, tu sei così appassionato, ti sei così appassionata a questo prodotto, tanto da riuscire ad allestire qui a Trieste una sezione di Museo del Caffè, che è visitabile, visitabilissima, tra l'altro molto bello perché io ci sono venuta. Sì, la cosa è nata nel 2001 per la verità, è un istinto, mi è venuto naturale perché è dal 79 che mi, virgoletto, sbronzo di caffeina e sì. Quindi dal 2001 ho pensato di allestire una sezione museale dedicato a questo chicco. All'inizio questa struttura si trovava all'interno della Torre del Lloyd, poi corsi e ricorsi, attualmente è ospitata in altro luogo, una sezione di esso. Beh, possiamo... Dobbiamo. Dire dove si trova, lo possiamo dire. Lo dobbiamo dire, certo. Attualmente si trova... Prego. Vai tu o vado io? Inizia tu, io vado poi... Io. Allora, si trova in via San Nicolò numero 7, al secondo piano, dove c'è... Dove c'è, per la verità, il Museo Commerciale della Camera di Commercio di Trieste. È attualmente una modesta sezione è dedicata a questo Brunito Chicco. Sia il presidente camerale Paoletti che il segretario generale hanno ben pensato di allestire e dedicare a questa verde Brunito Chicco una piccola sezione, voluta in questo sia dall'Associazione Caffè Trieste, del suo presidente Fabian, sia dal presidente del Trieste Coffee Cluster Sugi Liverani. Tra l'altro ricordiamo che Trieste è considerata un po' la città del caffè, tu hai citato il Trieste Coffee Cluster, ricordiamo che c'è una fiera che contraddistingue Trieste, che sta crescendo sempre di più, è biennale, vero, quella fiera? Esattamente, è cadenza proprio, biennale. Sì, nel 2012 c'è stato questo appuntamento e c'è stato un grande riscontro, quindi effettivamente Trieste è punto di riferimento, ha questa sezione del Museo del Caffè, che chissà, magari nei prossimi anni, nel futuro, potrebbe crescere. Di fatto c'è riscontro già nelle collaborazioni, nei gemellaggi, voi li chiamate così, con altri musei del caffè un po' in tutta Europa. Sì, esattamente. Per dare un po' di visibilità a quello che era questo primo nucleo di partenza, che viene definito con termine pomposo Museo del Caffè, di fatto è una raccolta di una serie di collezionisti triestini e non solo, che hanno pensato di donare, in alcuni casi di prestare, ma di solito donare, i propri oggetti, e quindi è quasi un appello che si può fare al triestino che avesse in casa qualche oggetto di particolare attenzione, che volesse in qualche modo alienarlo o prestarlo, è sicuramente ben accetto. Ecco, in quell'occasione
Si pensò quindi dal 2004 di realizzare una partnership, più che gemellaggio, che può essere considerato invasivo e impegnativo, una partnership fra musei europei. E quindi l'ultimo, per esempio, tanto per ricordare quello appena fatto, ecco, con che museo è stato fatto? L'ultimo in ottobre dell'anno scorso, fine ottobre, nell'ambito, come citato, nel Trieste Espresso Expo, organizzato da Aries e Camera di Commercio, è stato fatto questo accordo con un museo di Budapest, che più esattamente, non dirò mai il termine ungherese perché mi bloccherei nella lingua, ma è il Museo del Commercio e della Ristorazione con il direttore Kis Imre. In questo sono stato aiutato naturalmente dall'apporto del professor Papo con la sua associazione culturale italo-ungherese Pierpaolo Vergerio. Siamo riusciti a ottenere questo partenariato. Ma ce ne sono altri precedenti. Precedenti, sì. Sì. Per esempio? Ad esempio, si diceva, siamo partiti nel 2004 con un museo della Germania. 2 anni dopo il museo è stato Kafferama in Engadina, in Svizzera. Nel 2008 un museo di Vienna. Nel 2010 Le Musée de l'Aventure Peugeot. Caspita! Sì. Avete girato tutta l'Europa praticamente. Beh, insomma, ci siamo dati da fare e sì, fra un anno e mezzo, due, quindi ottobre 2014, aspetto i... Quindi per il prossimo Trieste Espresso Expo. Esattamente, aspetto i visitatori, cioè gli spettatori e gli ascoltatori di Tele4 per la prossima partnership con un museo, forse del Portogallo o olandese, ma ne parleremo a seguire. Ci farete sapere. Certamente. Museo del caffè a parte, che è quello che poi diciamo arriva anche dalla tua esperienza. Tu dicevi che da molti anni sei interessato al chicco, alla bevanda, alla sua storia, e tutto questo ti ha portato a fare diverse ricerche, veramente a 360 gradi, in ambito sia storico, ma anche per esempio del gusto. Tu sei un assaggiatore di caffè. Che cos'è un assaggiatore di caffè? Ebbene sì, è stato soprattutto svelato. Si fanno i corsi, come si diventa assaggiatore? Perché insomma la tua è una passione, lo fai da tantissimo tempo, quindi immagino avrai... Quanti tipi di caffè avrai assaggiato? Beh, insomma, il numero è abbastanza grande e difficile in questo momento da ricordare. È vero che un assaggiatore tecnico, come può essere il sottoscritto, può assaggiare nell'arco dell'intera giornata anche una quarantina di tazzine. Mamma mia! Però vi ricordo che parliamo di assaggio e quindi non di deglutizione. Come per il vino. Sì. Vero? Altrimenti andrebbero quelli gobbi e noi fuori di testa. Quindi ci sono delle tecniche di riconoscimento sensoriale che permettono l'approccio olfattivo e successivamente quello gustativo senza la necessità della deglutizione della bevanda. Certo. Ovvio che la domanda era anche come ci si arriva, se ci sono delle scuole. Sì, perché insomma tu forse l'hai fatto e nel tempo, quando veramente una persona è appassionata come in tanti altri campi, conoscendo, in questo caso assaggiando e annusando, uno si fa un po' l'idea, no? Di ciò che è buono, ciò che è meno buono, ciò che è discreto, cioè riesce a dare delle classificazioni più precise. E più assaggi e più preciso riesce ad essere. Però per chi si avvicina ci sono dei corsi, come per esempio per il vino ci sono i sommelier, i corsi per sommelier, o anche le degustazioni che vengono organizzate oggi come oggi, insomma c'è un'offerta molto vasta e molto varia. Per il caffè c'è altrettanta offerta? C'è, basta cercarle. Allora forse siamo qui, riusciamo a dare un'informazione quasi di servizio? Sì. L'associazione Slow Food organizza per i primi di marzo un incontro degustazione. Ho la figura anche di docente a questi Master of Food, per cui probabilmente il 4 di marzo, ma sicuramente in qualche modo la stampa ne darà o gli organi di informazione ne potranno dare notizia. Comunque i primi di marzo, e se andrete sul sito di Slow Food Friuli Venezia Giulia,
vi apparirà tutta la scaletta, perché Slow Food è molto, molto attiva su questo fronte e aggiorna sempre. Insomma. Esattamente, è stato appena portato a termine un corso sul tè, adesso ci sarà questa serata sul caffè, ma la cosa che è curiosa, che si sa poco, è che noi triestini consumiamo un quantitativo inenarrabile di caffè, veramente una montagna. Veramente? Una montagna di caffè. Fate conto che... Ma rispetto a tutte le... Rispetto all'Italia. Rispetto al resto d'Italia siamo circa sui 4,5-4,9 kg pro capite all'anno. Neanche in Napoli Italia. Ci fa concorrenza. Questo in Italia, in media. Sì. Trieste siamo un pelo più del doppio, intorno ai 10 kg. Quindi tanto. Evidentemente... anche tutti gli ascoltatori o chi ci guarda, nel proprio sangue un po' di caffeina. Avranno c'è un po' di caffeina. Anche perché ognuno di loro probabilmente ha avuto o ha un parente che ha lavorato o lavora nel porto, e quindi è facile che in qualche modo la conoscenza del caffè sia più approfondita, sì, rispetto a quello di qualunque altra parte d'Italia. Napoli, Venezia, naturalmente Genova, sì, anche luoghi significativi. Eh no, infatti per il caffè sì, però di fatto Trieste è la città nella quale si beve anche tanto caffè, oltre ad essere una città di caffè, come ripeto, prima ho fatto l'esempio di Napoli, ma... Sì, effettivamente la cosa curiosa è che non si sa, ma sono più di 300 anni che il caffè è arrivato sulle nostre sponde. Chiaramente Venezia è la primogenitura, ma direi che Venezia, la Serenissima Repubblica Veneta, ha avuto la primogenitura direi quasi su tutto, quindi non si sbaglia mai. Però già agli inizi del 1600 a Trieste il profumo di caffè già aleggiava sul porto e sui cittadini. Tu hai fatto anche ricerca su questo, e com'è cambiato il modo di... cioè Trieste è particolare, perché diciamolo... l'esempio che ci hai portato sul consumo è uno degli aspetti, però per esempio in città c'è anche un modo di appellare le varie tipologie di caffè, o meglio i vari modi di prendere il caffè, che non sono così consueti, o meglio non sono il modo di appellare il caffè che c'è in tutto il resto d'Italia. Quindi Trieste si è costruita un po' una storia legata al caffè e a questo prodotto, dal porto ai caffè storici. Ma direi proprio di sì, non per niente abbiamo appena accennato il grosso quantitativo di consumo, e quindi se c'è un alto consumo evidentemente anche le tipologie di utilizzo sono fra le più varie. Sì. La cosa curiosa è che un po' fuori il territorio di Duino già subito ci guardano strano dicendo loro sono sicuramente di Trieste, è legato al discorso legato al capo in B. Ma tutto questo ha una storia, ha una motivazione. Perché si chiama capo? Beh, capo che è può essere una... in B oppure no. Certamente, però... è un abbreviativo di cappuccino. Mm. Dire cappuccino è una parola troppo lunga, dirlo in bicchiere altrettanto, per cui B ci fermiamo, tagliamo la parola. E questo è soprattutto l'utilizzo che veniva fatto nelle caffetterie e più precisamente nelle degustazioni. Trieste ne aveva parecchie, oggi si conta sulle dita direi di mezza mano, neanche di una mano sola, per cui andare all'interno di una degustazione e ordinare un, ad esempio, cappuccino in bicchiere incominciava a diventare impegnativo. E quindi il barista dava l'ordine a chi stava dietro alle macchine, chiamato macchinista in questo caso, capo in B sono 3 secondi. Se poi aggiungiamo anche decaffeinato, capo deca in B, in 3 secondi abbiamo realizzato il nostro ordinativo. Questo è semplice, è una cosa meno semplice. Qui abbiamo tra l'altro un documento storico, vero? Vediamo se si riesce ad inquadrare. È molto difficile perché è bianco ed è anche lucido. Vediamo se riusciamo a farvelo vedere. Che cos'è questo? Ma questa è una cosa curiosa perché leggendo dall'alto, in riscontro dell'ufficiosa nota a seguire, nella terza riga